Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di ItalyGamer69. Eccoci qua con un'altra puntata di The Quarry per andare avanti e vedere dove andiamo a finire. Quindi andiamo su continua e partiamo. Ryan, giusto? Sì. Chiedi risposte? Ti do le risposte. Ma interrompimi ancora e la smetto. Come vuoi. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan. Sto solo cercando di evitare preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle sono solo storie da falò. Deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. Non mi sembravi tanto razionale quando mi hai staccato di netto la mano dal resto del corpo. Me l'hai detto tu! E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Come? Hai fatto bene. Vedi? Lo dice pure la filastrocca. E non ho ancora raccontato tutto. Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire. Le settimane erano infinite. Il poliziotto ci dava da mangiare e potevamo lavarci, ma oltre a questo non lo vedevamo quasi mai. Max e io abbiamo parlato molto, soprattutto di quello che è successo quella notte. Ci scambiavamo le teorie più assurde. Parlavamo del poliziotto, del campo, dell'incidente, del bosco, della creatura in cantina. Cos'era successo a Max? Continuavamo a parlare e parlare ancora e ancora, ma niente aveva alcun senso. Sapevamo solo che dovevamo fuggire. Non ce la faccio più. Non è male. Sarà quello che mangiano anche al campo. No, non ce la faccio più a stare in questo posto. Ah. Già, quello è un problema. Facciamo qualcosa, dobbiamo andarcene. Ci serve un piano. Continui a dirlo. Da settimane ormai. Avvisami quando ce l'hai, ok? Così non sei di grande aiuto, Max. Dimentichi una cosa. Cosa? Solo il piccolo... dettagliuccio che potrei essere un licantropo del cazzo, allora! Abbassa la voce! E allora che facciamo, dimmi? Scappiamo al tramonto e vaghiamo finché non... mi trasformo in un mostro di merda e ti uccido? E ti mangio? E poi scappo via ancora con la tua... carne tra i denti? Ok, ok, capito. Un problema alla volta. Ok, non siamo certi che sia davvero così e non lo sapremo mai se restiamo qui dentro. Ok. Beh, mi sembra che ci siano solo due opzioni. Cerchiamo di portare il tipo dalla nostra parte. Così ci lascerà andare. O... proviamo a coglierlo di sorpresa e scappiamo. Non lo so. Io provo a farciamocelo amico. Ok, allora. Diciamo che ce lo facciamo amico. E dopo? Brunch e aperitivi ogni domenica affinché non si pente dei suoi errori? Sì, dicevo per dire... quello nemmeno sa cos'è un amico. Siamo fortunati se riusciamo a parlarci. Magari ha un lato tenero. Laura, penso che stia prendendo tempo per capire come liberarsi di noi. Per sempre. Non saprei, sono un po' indeciso. Proviamoci. Vale la pena provare. Se avesse voluto ucciderci, l'avrebbe già fatto. E che cosa aspetta? Facciamo così. Se non funziona, proviamo a scappare, ok? Già. Sì. Allora,
Come riusciamo a farcelo amico se nemmeno ci rivolge la parola? Non lo so. Avrà pure un punto debole qualsiasi che possiamo sfruttare. Il tempo per scoprirlo non ci manca. Sì. Ok. Ehi! Capo! Posso chiamarti capo? Perché? Tu mi puoi chiamare agente Hackett. Hackett? Come Hackett Squarry? Che ti importa? Mi interessa tutto qui. Non ti conosciamo affatto. A me va bene così, ok? Ah, dai, capo, rilassati un po'. Dammi un motivo per questa ostilità. Posso dartene 7. Davvero? 7? Danneggiamento, effrazione, guida pericolosa, resistenza all'arresto, violazione di domicilio, danni alla fauna locale. Senza contare gli insulti. Sì, ma a parte tutto quello... Ok. Senti, non c'è alcun motivo di continuare a fare così. Perché non proviamo ad andare un po' d'accordo? Ah. Ti credi furba? Ma non funzionerà. Pensi diventeremo amichetti e vi lascerò andare senza problemi? Scordatelo. Coglione! Max! Sappiamo tutto! Max è un licantropo! Tra pochi giorni c'è la luna piena, che farai? No, signora. Non sei un bel niente. Ho detto, togliti subito quei cazzo di vestiti! Fanculo! Stai indietro! Max, che cosa succede? Stai lontano da lui, cazzo! Vieni. Lasciami stare! Siediti. Sta ferma. Vuoi fare la veterinaria? Ora farai pratica. Liberami! Non ci crederai finché non lo vedrai tu stessa. Cazzo, la prossima volta chiedilo e basta. Cristo. Resta lontano. Sì, rispondi. Dove ti trovi? Passo. Merda. Sistemo un paio di cose. No, non chiediamo aiuto. Dammi mezz'ora, passo. Cosa succederà? Beh, ti avviso, non sarà piacevole. Tranquilla, io tornerò all'alba. Mi stai davvero lasciando qui? Sei al sicuro, ma rimani lontano. Mamma mia, ragazzi. Si sta trasformando. Max, dimmi esattamente cosa senti. Allora, non mi sento bene. Sii più preciso. Non lo so, sto male. Vieni qui, fammi vedere gli occhi. È meglio se non mi avvicino. Max, devo osservarti. È abbastanza vicino per te, stronza! Eh beh...
Max. Max, dimmi che ti succede. Non ti avvicinare. Max! Max! Una libertà costata un occhio. Eh sì, proprio vero. Mamma mia. Vediamo cosa nasconde quel bastardo. Ok ragazzi, intanto come al solito vi invito a lasciare un mi piace al video e a iscrivervi al canale, per voi è un gesto gratuito, gratis, che non costa nulla ma che a me aiuta tantissimo e mi supportate. Detto ciò, questo non so, eccolo là, ma perché mi sono avvicinato? C'ho le braccia lunghe qua. No, meglio non andarci lì, mi sa, a parte che non ci lascia avvicinare. Allora, vediamo un attimo se posso comunque prendere. Vabbè, qui è quello che avevamo letto l'altra volta. E poi c'è, no, mi sono seduto, ma non serve a niente sedersi. No, volevo... non ho ancora capito il mattone che abbiamo tolto l'altra volta. A cosa serve? Vabbè, non me lo lascia prendere, quindi non servirà. Ok, andiamo a farci un giretto intanto. Vediamo se c'è qualcosa di utile da prendere. Vabbè, qui c'è il bagno, ok, dove sono venuta prima a medicarmi. Vediamo se c'è qualcosa, ma non c'è niente. Andiamo di qua. Poi vediamo cosa c'è. Qui c'è un'altra porta. Cosa sarà questo? Proviamo. Chiusa. Cosa nasconde? Qui non vedo. Ok. Mi hanno trovato altra carta. Qua non vedo altro. Ah, stai bravo. Chiusa, figurati. Ma non posso lasciare Max. Continuo a cercare o è meglio se torno in cella e aspetto? Continuo a cercare.
Però prima di cercare, voglio vedere un po'. Qui cos'altro c'è? Vediamo qua cosa c'è. Un fax, un foglio dalla stampante. Vediamo cosa dice. Cosa nascondi, Travis? Una lettera che ordina ai creatori del podcast Bizzarro e Bona Fide di smettere di investigare su Hackett Quarry. Nulla di particolare, diciamo. Questo è l'ufficio di... del poliziotto. Mi hanno tolto ogni cosa. Uccidili tutti. Pronto? Serve la password, E qual è? Direi che più chiaro di così si muore. La mia data di nascita. Ci serve la password, vediamo un po' se la troviamo da qualche altra parte in giro. Cazzo, ho bisogno di riposare. Adesso ci andiamo a riposare, stai brava. Anne Radcliffe ed Edward Benson. Chi saranno? La gente scomparsa. Qui neanche c'è nulla, possiamo proviamo a vedere di sopra. Sì, perché di qua non c'è la scala che va su. Vediamo se c'è qualcosa. Cos'è? Cocco di mamma. 56. Significa che è nato nel 65. 1965. Abbiamo trovato la data di nascita, presumo. Vediamo se c'è qualche altra cosa qui da vedere. Poi ritorniamo giù al computer. Non mi sembra ci sia altro qui, quindi possiamo tranquillamente tornare giù. Anzi, andiamo prima avanti, vediamo se c'è qualcosa davanti. Poi vediamo. Qui non c'è niente. Qui qualcosa c'è. Rapido giretto. Devo sdraiarmi. Dai, aspetta un attimo, stai calma, su. Oh, questo ci potrebbe tornare utile. Non so cos'è, ma vediamo. Sarà quella che ha usato per drogarmi. Potrebbe essere. La nasconderò in cella. Ok, quindi un giro rapido. Ma non credo ci sia altro. No. C'è ancora questo. Luna piena, infatti. Sette luglio.
Abbiamo trovato la password. 7 luglio del 65, giusto? O 56? Mi sorge un dubbio. Scusi, torni un attimo di qua. 7 luglio. Perché non vorrei che poi devo inserirla, quindi meglio essere sicuri, se non tocca rientrare di nuovo, ritornare di nuovo qua. 7 luglio. Ma adesso che anno è, scusate? Mi son perso, vabbè. Andiamo giù. E stai bravo, non ti lamentare sempre, su. Poi magari la password la inserisce lei da sola, Non lo so, vediamo. Vediamo. Andiamo Laura, su, veloce. Si incanta. Sì, cazzo. Di escursionisti, ma di cacciatori di fantasmi in cerca di risposte, finiti miseramente tra le grinfie della strega di Hackett's Quarry e spariti nelle tenebre per sempre. Come noi, tranne la parte del finire tra le grinfie della bla 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 bla. Sì, beh, noi siamo più investigatori di fantasmi. Tipo detective? Certo. E poi? Cos'è successo? Beh, stando ai resoconti del giornale locale, la North Kill Gazette, alcune balle di fieno presero fuoco la sera dell'inaugurazione, causando un incendio. In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo, anche la direttrice dello spettacolo itinerante e la sua misteriosa piccola creatura. Aia. Porca miseria. Mi fa prendere dei colpi sto gioco. Ho esaurito le idee e le energie. Devo dormire. Andiamo a dormire, perché sennò qua c'è un sonno perso, che ti devo dire. Dai, facciamoci sta dormita. Sempre se mi dai il puntatore. Vabbè. Vuoi dirmi che è successo? Potrei chiederti lo stesso. Potevi scappare. Non abbandono Max. Non mi fido di te. Non importa. Lo voglio aiutare. Girati le mani sul muro. Sul serio? Non ho voglia di discutere. Neanch'io. Non ho posato la siringa, però. Non so se la trova. Ah,
Hai ficcato il naso in giro? È quella che hai usato per drogarmi? Non è un gioco. Non avresti potuto usarla su Max ieri, così non ci avrei rimesso l'occhio. Sì. Sì, però non è per niente facile. Mi sono dimenticato di posarla, di nasconderla. Quello serviva il buco nel muro, vedi? Che cos'è? È educativo. Guarda. L'hai pulito per bene? L'occhio, intendo. Non è facile come è scritto nei libri. Specie se nessuno ti aiuta. Sei tu il dottore? Dottore degli animali, e no, non lo sono. E probabilmente mai lo sarò. Resteremo qui per sempre. Sai, anche se sai, invece non sai. Sai? Cosa? Non sono... Non è tutto come sembra. Dovrei essere un po' più specifico. Tu e Max siete esattamente nei guai quanto lo sono io. La mia famiglia... Noi non siamo cattivi. Vogliamo solo sopravvivere come tutti, mi capisci? In realtà no. Noi dobbiamo finirla una volta per tutte. Noi? Sì. Quindi che cosa c'entra la tua famiglia? La mia famiglia è giù in fondo a un pozzo. Cosa? La famiglia è la cosa più importante al mondo. Ma se la famiglia... Sì, se... Ogni singolo membro decide di saltare in un pozzo e poi... resta appeso alla fune. Tu da solo puoi forse salvarli tutti quanti, no? Se tiri quella corda, finisci in fondo al pozzo insieme a loro anche tu. E che senso ha? Ok, quindi... Tu sei quello in cima... Al pozzo con la fune e... Sì. Pensavo fosse chiaro. Sì, certo, è chiaro. Lascia stare. Vediamo quanto sei furba. Che cos'è? Informazioni. Cosa significano? Leggi. Non appena la luna piena splenderà, la bestia dall'interno all'esterno esploderà. Tutti i deboli patiranno pene estreme. Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. Paura dell'acqua. E se te stesso la maledizione colpisce, uccidi il primo, l'argento ferisce. Prima che la luna piena sia svanita,
La bestia deve pagare con la vita. Soltanto così avrà fine la tua pena. E mai più dovrai temer la luna piena. Sì. Vai avanti. No, non la prendo l'arma. Stiamo al gioco. E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Prova a salvare la tua anima immonda prima che l'infezione si diffonda. Cominci a capire? Non è che dica poi così tanto. E fa abbastanza pena. Perché usare le rime? Non lo so. Ma è tutto ciò che abbiamo. Uccidi il lupo mannaro che ti ha morso e verrai curato. Usa l'argento. Deve esserci la luna piena. Mi sembra abbastanza semplice. Se riesci a uccidere il lupo mannaro. Io devo curare Max. Non è semplice come credi. Se sapevi già ogni cosa, perché non l'hai ucciso nella cantina quando ne avevi l'opportunità? Non è così. Così semplice? No, non è facile colpirli. Vi stavo proteggendo. Non ci stai dicendo tutto. Vi ho detto quello che vi serve. E io non ti credo. E se non potessi ucciderlo? Se dovessi usare la scienza? Usare la scienza? Ma certo, oh, geniale. Ma in che film anni 80 credi di essere? Sono serio. Mi sembri disperato. Sei ubriaco. E ti sei lasciato sfuggire i tuoi sporchi segretucci. Usare la scienza, che cazzata. Sai il pozzo di cui mi hai parlato prima? Mi sa che tu sei già lì in fondo. Ok. Prenditi del tempo e pensaci. Torno domattina. L'hai visto? Che storia, ragazzi. Non crederei a una sola parola se non l'avessi... Se non l'avessi visto. Io non voglio credergli. Ma non riesco a trovare nemmeno una spiegazione migliore. Non capisco, c'è qualcosa che non quadra. Non voglio essere la star di questo orribile film horror. Parla per te, Max. Penso di essere perfetta per il ruolo. Beh, si fotta. Ha già avuto la sua occasione. Ce ne andremo da qui e ci penseremo noi. Brava. Sono d'accordo. Allora? Sì? Io lo vedo quello... che ho fatto al tuo occhio. Già. È grave. Molto. Molto grave. Te l'hai staccato. Mi spiace davvero. Non è che tu potessi fare qualcosa per impedirlo.
Non puoi controllarlo. Giusto? Sì, giusto. Tu non lo controlli? Certo che no, cazzo. Allora, ma che vuoi dire? Sto soltanto cercando di capire, tutto qui. Non volevo insinuare nulla. Cristo. Che storiella. Ho detto fammi entrare. Sì. So che sono lì dentro. E tu come lo sai? Me l'ha detto Bob. Hai portato allo sfascio un'auto abbandonata. Ci ho pensato e ho fatto 2+2. Merda. Perché? Secondo te, Chris? Cristo, Travis. Sono ancora qui, sei pazzo! È morso uno di loro, Chris. Che cazzo dovevo fare? Cos'è stato? Sarebbe andata peggio se non ti avessi sparato. Mi hai sparato? Lo dico a mamma. Ringrazia il cielo che non fosse argento. Che piani hai? Non puoi trattenerli a vita. Ci sto lavorando. Se avessi fatto il tuo lavoro, non sarebbero stati al campo quella sera, lo sai? Se lo facessi, sareste tutti in prigione. Ci hai mai pensato? Sono stati Bobby e Caleb, lo sai. Gli escursionisti e quel cazzo di giornalista. Cazzo, Travis, che cosa facciamo adesso? Ora non vale più? Siamo una squadra? Merda. Nel mio ufficio. Non parliamone qui. Max! Ah. Max! Ah. Che c'è? Travis, il poliziotto, era là fuori che parlava. Beh? Con Chris Hackett. Ci è venuto a prendere? No. È il licantropo, Max. Chris Hackett è quello che ti ha morso laggiù nella cantina. Esatto. Oh, cazzo, ma... chi l'avrebbe detto? Beh, in realtà a pensarci era ovvio. Lo dici ora? Ha perfettamente senso. Per questo l'auto di Chris era alla baita quella sera. Travis lo stava proteggendo. Ecco perché ci ha seguito. E perché non ha ucciso il licantropo in cantina. È il suo cazzo di fratello, è tutto così ovvio. Ma se è Chris che mi ha morso, allora... Sì, è la nostra cura. Uccidendo Chris. La nostra salvezza. Cristo, Laura, pensiamo la stessa cosa. Eh sì. Domani usciremo da qui. Toglierò a Travis la pistola. E ucciderò Chris Hackett. Ehi! Ehi! Aiuto! Ne serve aiuto! Ne serve aiuto! Laura! Laura, tutto ok? Che cazzo? Che diavolo ha? Laura! Ti ho fregato. Chiudilo dentro. Dammi le chiavi. Non devi farlo. Sta zitto, chiavi. Ci spari. Non gli voglio sparare, guarda. Dai. Ti prego. Vorrei non doverti sparare. Dobbiamo sparargli, mi sa. Ok. Ok. Cazzo. Chiudilo dentro.
Damos, eh? Non me l'aspettavo da te. Neanch'io. Sì, invece sì. Dai, andiamo. Laura, ti prego, pensaci bene. Non sei tanto forte. Prenditi un po' di tempo. Pensa a cosa hai fatto. No, non mi scuso. Lascia stare. Ora andiamo. Che cosa ci serve? Proiettili d'argento. Devono essere qui in giro. Ok. Proviamoli. Che c'è? Ho sentito qualcuno. C'è qualcosa qui? No, lo sento ancora. Ste voci ancora non abbiamo capito. Viene da dietro la porta. Loro ci hanno fatto questo. Uccidili tutti. Chiusa. Fucilazzo. E ci sono anche i proiettili d'argento, probabilmente. Non c'è nessuno. Ma che cazzo? Li crea lui. Che roba è? Cartucce da fucile, riempite d'argento. Quindi il mese scorso era a caccia. Beh, direi che ormai non gli servono più. Ehi, sai ora cosa siamo? Liberi. Intelligente ragazzo, eh? No, Max. Lo saremo quando Chris Hackett morirà. E non ci rimane molto tempo. Lo so, hai ragione, ma ora godiamoci la vittoria, eh? Festeggeremo alla fine. Ora andiamo ad Hackett's Quarry e facciamola finita. Stanotte. Che storia, ragazzi. È così. Ok, ragazzi, quindi io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace al video e a iscrivervi al canale se vi fa piacere. A me aiuta tantissimo e mi supportate in questa serie. Per voi è un gesto assolutamente gratuito che non costa nulla. Che altro dire? Grazie di aver visto il video e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.